Salve a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata internazionale, una nuova puntata sportiva, per la precisione, una nuova puntata calcistica. Ed oggi ho qui come ospite Igor Platini, un calciatore portoghese che gioca attualmente nella prima divisione portoghese nella società del Chaves. Spero di pronunciare bene il nome della squadra. Che dire, io ringrazio Igor per aver accettato il mio invito. Olá a todos, eu sou Igor Platini e agradeço o Mário pelo convite. Bene, Igor, come prima cosa ti chiedo come nasce la tua carriera calcistica? Bem, eu sou de Goiânia e aos 7 anos de idade eu comecei a jogar futebol numa escolinha chamada Ovel, em Goiânia mesmo. E onde eu fiquei lá 7 anos. Depois rodei alguns clubes lá em Goiânia e nos alguns interiores de Goiás. E antes de vir para Portugal, eu jogava no Grêmio Anápolis, que é uma cidade próxima de Goiânia. Cheguei aqui em Portugal em 2012, né? Para 2012, 2013, no Feirense. E estou aqui em Portugal até hoje. Bene, lui dice che ha iniziato a giocare da 7 anni, giocava in Goiânia, in una scuola calcio chiamata Il Velo. Da lì poi sono arrivati i suoi primi club. Ha giocato in una squadra in Portogallo chiamata Annapolis, e poi tra il 2012 e il 2013 è passato alla società della Feirense in Portogallo, per poi arrivare qui nel Chaves. Igor, qual è stato il tuo obiettivo più importante? Bem, meu objetivo mais importante foi quando assinei meu primeiro contrato profissional, né? Que era o meu sonho de garoto, ser jogador profissional de futebol. Então, esse foi meu primeiro e grande objetivo, né? Que foi quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, quando eu tinha 17 anos. Dice che il suo obiettivo più importante è stato quando ha firmato il suo primo contratto professionale, quindi si è realizzato il suo sogno di diventare un calciatore professionista, e quindi questo è stato il suo più grande traguardo, proprio per l'appunto di firmare un contratto professionale da quando aveva circa 17 anni. Igor, qual è stata la tua partita più importante? O jogo mais importante que me marcou foi o jogo da subida, né? Porque eu jogava no Feirense. Nós subimos da segunda divisão para a primeira. Foi o jogo entre Chaves e Feirense. É, se não me engano, foi na época 2015, 2016. Bene, dice che la sua partita più importante è stata tra il 2015 e il 2016, se non ho capito male, ed è stata quella partita che gli ha permesso di andare in seconda divisione. Bene, Igor, mi faresti una descrizione secondo te del calcio? Futebol para mim é tudo, né? Desde que eu conheço por gente, eu vivo isso. Como eu falei, eu comecei 7 anos na escola em Dovel, mas antes jogava futebol de rua. Então, minha vida inteira praticamente foi voltada ao futebol, né? Até hoje. E eu acho que o futebol não forma só um atleta em si, como profissional. Forma também um cidadão de bem. Eu acho que o futebol tem outros valores, vai além de uma bola e 11 contra 11. Eu acho que o futebol é paixão, ensina, educa, une as pessoas. Eu acho que futebol para mim é tudo. Bene, dice che per lui il calcio è tutto, e appunto ha iniziato a giocare da quando aveva 7 anni, ma per lui pensa che il calcio ha altri valori che vanno al di là di una palla
è di 11 contro 11, ma pensa che il calcio è una passione che insegna ad educare e a riunire le persone, e poi infine conclude col dire che il calcio significa tutto per lui. Durante la tua carriera hai dedicato qualche obiettivo a qualcuno? Sim, já dediquei várias vitórias, né, objetivos na minha vida, à minha família, né? Porque minha família foi que sempre me ajudou, né, a realizar esse sonho meu de virar jogador profissional. Então, tudo que eu faço e cumpro o objetivo é dedicado a eles. Bene, dice che ha già dedicato diverse vittorie o obiettivi nella sua vita, alla sua famiglia, perché la sua famiglia lo ha sempre aiutato a raggiungere questa carriera professionale, quindi tutto ciò che fa, insomma, tutto ciò che fa è dedicato a loro. Qual è il sogno calcistico che vorresti si realizzasse? Sonho que eu queria conquistar através do futebol era ajudar outros jogadores a realizar o seu sonho, né, de ser jogadores profissionais, né? Tive pessoas poucas, né, mas tive pessoas que acreditaram em mim, apostaram e enfim me ajudaram a conquistar esse sonho. Eu quero retribuir de uma forma, retribuindo ajudando outros jogadores, esses mais novos que sonham em se tornar jogador profissional, poder dar uma ajuda também, assim como as outras pessoas me ajudaram. Dice che il sogno che vorrebbe si realizzasse è quello di poter aiutare altri calciatori che non riescono, diciamo, tra virgolette, ad emergere nel mondo del calcio, nelle grandi categorie, proprio come lui quando era, diciamo, più piccolo, che nessuno credeva in lui. E così come altre persone hanno aiutato lui, il suo sogno è quello di aiutare altre persone a diventare professionisti nel mondo del calcio. Bene, Igor, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Ringrazio anche la società del Chaves per averci permesso questa intervista. E che dire, ci sentiamo alla prossima intervista. E quindi, Igor, grazie ancora. Quero aqui agradecer mais uma vez o Mário pelo convite. E uma saudação e abraço a todos aí, os ouvintes do Android Rádio. Abraço.